Sorpresa Martina e Raul, dopo un mese da Temptation Island, ecco chi stanno vedendo. Ieri sera a Temptation Island c'è stato un momento molto duro al falò finale fra Raul Dumitras e Martina de Ioannon, dove lei ha deciso di mettere fine alla loro relazione con queste parole. Non lo amo come prima. Ho visto le altre ragazze, quanto sentivano la mancanza dei loro fidanzati e per me non è stato così. Io stavo bene anche da sola nel villaggio. Non mi va più di aspettare che lui cambi. Non provo le stesse cose di prima. Se voglio uscire con lui da qui. No, voglio uscire da sola, punto. La ragazza nel pronunciare queste parole era in lacrime, ma in diversi l'hanno accusata di lacrimare a secco. Ma cosa è successo dopo? Non ci giriamo attorno, Raul e Martina non sono tornati insieme. E sembra che i due stiano vedendo altre persone. Raul Dumitras sembra che si frequenti con Nicole, ma anche lei avrebbe già iniziato a vedersi con un altro. A svelare il tutto, come spesso accade in questi casi, è stata Deianira Marzano e Alessandro Rosica. Dice la prima che Martina ha visto il tentatore Carlo, ma che adesso ha un'altra relazione. Queste le sue parole. Dopo il falò di confronto, non stanno più insieme Raul e Martina. Pare che lei con Carlo si sia vista due volte dopo il programma, ma che adesso si stia frequentando con un campano benestante. Nuova love story? Una mia follower ha aggiunto: Martina si è vista più volte e si sente con uno che conosco. Sicuro al 100%. Si seguono pure sui social adesso. Non so se è uscita con Carlo o meno, però mi hanno detto che si sono visti due o tre volte a distanza di tempo. Conferma implicitamente le parole di Deianira Marzano. Alessandro Rosica che afferma che Martina è rimasta con il tentatore e lui dopo due giorni stava con Nicole. L'amore è un'altra cosa. Raul si sta divertendo parecchio. Mi dicono che è molto affiatato con la ragazza che ha adesso. Si divertono molto, capitemi, ma fanno bene, sono giovani e sono all'inizio di una frequentazione. Però vacci piano, caro Raul, che non hai più 20 anni.